contro Trieste, il suo massimo in stagione. Qui sale già in un fazzoletto a quota 5 più 6 per la Germani. 1 minuto e 45 al termine del primo periodo. Citam in fotocopia, ma ha fatto ancora. Soluzione orizzontale a favorire CJ Messenburg. Il blocco di Burns ancora a favorire il numero 5. Va a sfidare Tote cercando di cavalcare in fondo il mismatch. Gran bella giocata sul fronte sinistro. Poi Burns, passaggio di Della Valle di facile lettura per Pesaro. Già dall'altra parte con Carlos Delfino che prova ad appoggiarsi al vetro. Lo fa bene. Ed ora Pesaro con il possesso per tornare sul meno uno, potenzialmente anche per pareggiare i conti. Da Rahman per Davide Moretti. Va dalle parti ancora di Abdur Rahman che deve sbloccarsi soprattutto dal punto di vista psicologico. La difesa di David Moss e poi si va fuori per la tripla, bersaglio di Moretti. Dopo aver alzato il livello difensivo soprattutto nel secondo quarto, da Citam per Moretti, passaggio una mano per Abdur Rahman con Moss ancora a fargli da ombra. Rahman si spazia, eccolo qui l'atletismo di cui parlavamo di Taio Diasi. Ed ora prova subito a rispondere Citam, tanto spazio per Quanci. Dal numero 8 più 2 per Brescia, vediamo se attacca nei primi secondi Pesaro con Delfino. Lo schiacciato, ben fatto per Totè, che assist a rallentare il ritmo. Ci prova con Abdur Rahman, su di lui c'è Messenburg. Rahman praticamente da fermo che abbiamo avuto. 4 minuti e 27 al termine del parziale. Qui deraglia Kenny Gabriel. Delfino conduce dall'altra parte, va a servire per la tripla di Matteo Tambone. Poi ancora Nikolic, di nuovo per Udiasi che blocca e va nei pressi del pitturato. Riceve ora il 21 che va a assorbire il contatto. Vicino alla doppia cifra in termini di punti realizzati anche lo stesso Taio Udiasi. Abdur Rahman, poi ci prova ancora una volta Tambone. I pressi della punta da Totè, di nuovo per Rahman. Lo show da parte di Udiasi, tanto spazio per Austin Day che mette il punto esclamativo. Con una Germani Brescia che ovviamente è collassata attorno a lui per dargli meno spazio possibile. Comunque sia, si è travestito da assist man e lo ha fatto in maniera perfetta. Intanto in reverse Moretti, c'è anche spazio per Umberto Stazzonelli. Gemma del basket pesarese, l'abbiamo visto anche alla Next Gen, si è messo in mostra nei due concentramenti, qui si mette in mostra, aveva presupposti diversi anche per le motivazioni, il palcoscenico e la forza della partita che ci ha detto che la Carpegna Prosciutto Pesaro riesce a ottenere un successo dopo 3 sconfitte consecutive. Sulta la Vitrifrigo Arena.